Ciao, benvenuto qui sul canale di Infodrones.it. In questa videoguida ci occuperemo insieme, ti mostrerò quelle che sono le istruzioni per dividere DAZN. Infatti, la popolare piattaforma di streaming di quelli che sono i principali sport a livello mondiale permette di aggiungere più dispositivi per vedere gli eventi trasmessi sui suoi canali. Vediamo insieme come farlo subito dopo la sigla. Benissimo, prima di vedere insieme quindi tutte quelle che sono le istruzioni, come devi fare per dividere DAZN, ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare quelli che sono i nostri riferimenti social, le nostre varie pagine, i nostri canali e i nostri profili che ti invito a seguire, così potrai rimanere aggiornata ad esempio sull'uscita di nuovi video, oppure potrai seguire post e informazioni, news su tutto quello che è il mondo high tech. Ci tengo inoltre a dirti che sempre in descrizione di questo video e al primo commento qui sotto potrai trovare il link che ti porta a quello che è l'articolo di riferimento da cui è tratta questa videoguida. Troverai degli approfondimenti e li troverai in forma scritta, quindi se desideri dopo aver visto questo video approfondire, quindi trovare una guida scritta sull'argomento di come dividere DAZN, ti basta andare sul nostro sito www.infodrones.it e troverai questa guida di cui parliamo oggi. E cosa importante, troverai in questa guida quello che è il link che ti porta alla promozione, all'offerta che in questo momento sta proponendo DAZN, e che se sei un appassionato ti invito a scoprire di più. Un avvenimento molto importante che è avvenuto comunque in questi ultimi anni è stato quello dell'entrata in scena, potremmo dire, di questo nuovo fornitore di servizi streaming in campo sportivo, sia che riguardi il calcio, sia che riguardi il basket, sia che riguardi la MotoGP. DAZN ad oggi è un protagonista, è un leader insieme a quelle che sono le più famose trasmissioni di sport che sono da sempre presenti in Italia. E soprattutto dopo che ha acquisito molte partite della Serie A, una battaglia che è stata vinta contro Sky ma anche contro Mediaset, dà la possibilità infatti, parlando ad esempio della Serie A, al momento in cui ti parlo ti dà la possibilità di poter vedere 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky, oltre a tutto lo sport che ti ho citato poco fa. Quindi in questo video rispondiamo a quella che è la domanda che probabilmente ti starai facendo in questo momento, e cioè come dividere DAZN. Cosa importante da dire è che DAZN permette da un lato sì di guardare i suoi contenuti contemporaneamente su due diversi dispositivi, ma dall'altro lato permette anche di condividere il tuo abbonamento in famiglia associandolo anche fino a 6 dispositivi. Se ad esempio ti trovi fuori casa e volessi guardare una partita sul tuo smartphone a posto di quella che è la tua TV, puoi farlo senza alcun problema. Infatti DAZN ti dà la possibilità di seguire i tuoi eventi sia sulla TV, sul cellulare, ma anche sul tablet, e questo grazie a quelle che sono le app che sono disponibili sia su Android che su iOS. Ovviamente ti permette anche di vederlo da PC, che sia un computer fisso e un computer portatile, ma anche su quelle che sono le console di videogiochi, quindi la PlayStation e l'Xbox. Io ti mostrerò quello che è il metodo per guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi e quello anche come fare per aggiungere un dispositivo a quelli che possono accedere ai contenuti della piattaforma. Parlo di aggiungere dispositivi che non vedono in contemporanea ma in momenti diversi. Nel primo caso, quindi nel caso in cui due dispositivi vedano contemporaneamente DAZN, cosa ci dice DAZN? Andando a questo paragrafo, l'8.3 del capitolo 8, utilizzo dei servizi di DAZN, cosa ci dice? Ci dice, andando, io adesso ti sto parlando da quello che è il sito ufficiale di DAZN e quindi in quelle che sono le condizioni di utilizzo della piattaforma, ci dice l'abbonamento dà diritto all'utilizzo del servizio DAZN su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente. Ok, quindi cosa significa? Semplicemente potrai collegarti contemporaneamente ad esempio sul tuo computer e potrà esserci un'altra persona che può vederlo sulla Smart TV. Nel secondo caso invece, quindi cioè parlando di come aggiungere un dispositivo al tuo account, devi entrare su quello che è il tuo account, quindi devi fare dal sito di DAZN accedi, per aggiungere un dispositivo
con cui vuoi vedere DAZN, ti basta andare nel menu di impostazioni, dal tab dispositivi, in cui è presente l'opzione per effettuare il logout, quindi l'uscita, oppure il login, cioè l'accedere da tutti o da uno o tutti i dispositivi in un colpo solo. Questi sono i due passaggi. Ricapitoliamo quindi un attimo insieme. Nel primo caso abbiamo visto quali sono le condizioni di DAZN sul vedere due dispositivi contemporaneamente. Cioè, DAZN ti permette di vedere contemporaneamente massimo su due dispositivi contemporaneamente. Quindi ad esempio sul computer e sulla Smart TV, oppure sul computer e sul tuo smartphone. Nel secondo caso invece abbiamo visto, ti ho spiegato come devi fare dal tuo account per aggiungere un altro dispositivo con cui puoi vedere DAZN. Quindi andando nelle impostazioni e nella sezione dispositivi potrai aggiungere o uscire da quello che è un dispositivo che hai collegato a DAZN. Ovviamente questo procedimento potrai farlo anche da computer, potrai farlo da smartphone, quindi dall'applicazione di DAZN, sia che tu sia su Android o su iOS, e in questi passaggi semplici e molto veloci potrai goderti tutto l'intrattenimento di DAZN sul dispositivo che preferisci. Bene, adesso sta a te insomma decidere di dividerti appunto la visione di DAZN con una persona con cui lo condividi, e come già detto precedentemente si possono connettere fino a un massimo di 6 dispositivi, quindi dalle impostazioni, e guardarne contemporaneamente su 2. Bene, prima di salutarci io ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare il nostro articolo di riferimento dove viene approfondito quello che è il tema di come dividere DAZN. Troverai all'interno di questa guida sul sito www.infodrones.it il link che ti porta a quello che è la promozione che in questo momento sta proponendo DAZN e che ti invita a scoprire di più, quindi se sei un appassionato di DAZN. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel mi piace e iscriviti al canale attivando anche la campanella, così non ti perderai l'uscita dei prossimi video. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima video guida. Ciao! Whoa!